Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale, io sono Paola e come avete visto dalle immagini di copertina, oggi vi faccio vedere cosa ho preso da Caddy, che è ex Lilla Pua, si sta diventando Lilla Pua, e da Risparmio Casa. Vi faccio vedere, non so bene cosa prima decido sarà facendo. Innanzitutto, se non sei iscritto, iscriviti, così non perdi nessun nostro video. Commenta, che a me fa sempre molto piacere leggere i vostri commenti, di quasi tutti. Mettici tanti like. E condividi con il mondo intero perché non puoi sapere a chi possono far piacere i nostri video e a chi possono soprattutto essere utili, soprattutto in questo periodo. Allora, sono andata da Lilla Pua perché devo prendere un bel po' di cose. Non so se l'avete visto il volantino, quello della Pua che era in scadenza, scaduto l'11, cioè scade domani, se non mi ricordo male. E ho preso un po' di cose, adesso vi faccio vedere cosa ho preso, così capite bene che cos'è, cosa vuol dire comprare con avendo regali. Infatti io nel volantino ho scritto tantissime promozioni di cui io non ho usufruito e tantissimi omaggi. Questi io ho fatto la spesa con gli omaggi perché le promozioni a me non interessavano. Questo è il volantino Caddy, come vedete. Sto facendo carrellata dello scontrino, così Andrea magari ti fa piacere perché giustamente mi ha detto che io non lo faccio vedere mai. Allora, spesa 41,74 euro, perché dico sempre un sacco di volte all'ora, mannaggia la miseria. 41,74, però ci sono tantissime promozioni che vi faccio vedere adesso. Mi mancava, scarseggiavo. Non è che mi mancava proprio del tutto il detersivo della lavatrice e ho preso questo, come vi faccio vedere nel volantino, quello della linea Albero Verde, che è questo 100% plastica e riciclata. Se non ho letto male, questo qua, se non ho letto male, prodotto italiano, però Ecolabel, certificato Ecolabel. Per chi ha visto i miei video precedenti sa che è una buona certificazione questa qui, questa qua. Se non ricordo male, è un prodotto anche questo italiano, approvato da medici e allergologi, prevalenza di ingredienti della famiglia dei glucosidi. Allora, l'ho detto un'altra volta. Formula da medici allergologi dell'arca A, senza mitte, derivati e senza coloranti. Testato su nickel, cromo e cobalto. Non ho letto se non era testato, se non fosse testato, però cercherò. Credo che non sia uno di quei prodotti. Vabbè, proviamolo. Non è il mio detersivo top, che è quello della Green Emotion, e spiego anche perché negli altri miei video in cui parlo di prodotti per la casa. Quindi ne ho presi due, questo per questo normale, che non ho la più pallida idea di che profumazione abbia, perché essendo così vedremo. Spero di non aver fatto un acquisto errato. E l'ho preso quello per pelli sensibili, che è questo. E anche qua non c'è scritto che profumazione sia, perché non mettono il nome della profumazione? Mannaggia la pupazza. Vabbè. In genere c'è scritto, però in questo caso non viene specificato. Pazienza, ve lo farò sapere se mi ricordo, ricordatemelo se vi interessa nei prossimi video. Ogni due di questi mi regalavano uno di questi alla mandorla. Ho chiesto alla ragazza preventivamente e mi ha detto che potevo prenderlo tranquillamente io a scaffale e che dovevo rispettare la tipologia di prodotti. Quindi il detersivo per i panni, quello in liquido in busta, è solo questo. Era segnato che potevo prendere questa profumazione. Ho preso questa profumazione, l'altra era al limone, peccato perché. Avrei preferito di più quello al limone. Stessa tipologia dell'altro. E anche qua non è certificato. Rispetta l'ambiente e la pelle, sviluppando prodotti ipoallergenici e allo stesso tempo efficaci.
Ha un basso impatto ambientale, contiene tensativi di origine vegetale facilmente biodegradabili ed è concentrato, perciò riduce la quantità di imballaggi e rifiuti. La certificazione Ecolabel, marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea, garantisce il rispetto di rigorosi criteri di sostenibilità ambientale, così come l'efficacia del prodotto, del tutto equiparabile a quella delle migliori detersivi tradizionali. 100% riciclabile l'imballaggio, compatibile con le fosse biologiche, ovviamente il detersivo, formula non testata sugli animali. Bene, qua c'è scritto, ma qua no, probabilmente è scritto da qualche parte, solo che io per essere veloce non l'ho letto, quindi... Amici, proveremo tutta la linea, meno male. Separa i tuoi rifiuti, bottiglia riciclabile, perfetto, benissimo, molto molto contenta. Questo a prezzo pieno viene 1,19 euro. Quindi adesso vi faccio vedere, perché io ho cercato di essere molto brava, nel senso per farvi vedere anche meglio a voi, ho raggruppato tutti i detersivi e di fianco gli ho messo questo. Come vedete, aspettate che avvicino a favore di camera, meno 1,19, questo qua è il detersivo per i piatti a verde. E a verde quello sopra, no, a verde questo qua, e invece quello per il detersivo della lavatrice, che tra l'altro 1,5 litri, 2,99 euro, perché era in offerta, quindi doppio affare. Con 2,99 euro per due, quindi con 6 euro mi sono portata a casa due confezioni di detersivi per i panni più un detersivo per i piatti. Chiudiamolo prima che esplode. Chiuditi, ok. Io preferisco questi formati perché sono più concentrati e almeno ci stanno bene nel mio piano cottura, che non è grandissimo. Quindi, questo è uno. Poi, sulla linea Vert, che è una delle due mie linee preferite, questa qua, Chantecler, oltre la linea quella della Green Emotion. Questo qua l'ho pagato, era in offerta a 2,49, invece di, se lo trovo al volo ve lo dico, Neutro Robert, cioè, tra l'altro lo scontrino è anche bello corto, Chantecler, 2,49, ma non mi dice quanto venisse, dovrebbe essere intorno ai 3 euro, boh, non lo so, vabbè. Comunque era in offerta a 2,49 euro. Qua sopra, che voi non vedete perché la ragazza l'ha staccato, c'era un buono sconto della Vallassis, cioè la casa produttrice dei buoni sconto, che li eroga un po' su tutto, di 50 centesimi. Quindi questo io l'ho pagato, invece di 2,49, 1,99. Anche questo ottimo affare. Se fosse andata in tempo, quindi non l'ultimo o il penultimo giorno, avrei avuto anche una mini dose di prodotto per i piatti, detersivo per i piatti da 100 ml, se non ricordo male. Quindi 1,99 euro per due, avrei dovuto avere quella mini taglia. Vabbè, pazienza, tanto comunque è un'ottima marca e io ci ho provato, devo dirvi la verità, sulle cose che vedete ci ho provato, solo su due mi è andata male. L'altra cosa su cui mi è andata male è questa della Parodontax, però dovevo aspettarmelo, perché questi omaggi tutti, tranne questo qua della Ecolabel, che essendo un prodotto che loro già hanno in assortimento, sono prodotti che comunque sono gli omaggi fino a esaurimento scorte. Parodontax 2,99 e 4,99. Rocco che denti sensibili, questo lo proveremo. In omaggio c'erano le salviettine, non salviettine, le tovagliette, quelle da ospite, in una bellissima confezione, così era pubblicizzato sul volantino. Sono arrivata tardi, quindi non ho avuto l'omaggio, però pazienza, colpa mia che mi sono dimenticata. E questo è l'altro omaggio che non ho ricevuto, però del resto gli omaggi li ho avuti tutti. Adesso vi faccio vedere Neutro Roberts a 1,79 euro, non mi ricordo il prezzo pieno, credo fosse 2,60 euro. Varie profumazioni, ho preso questo e queste due, 1,79 euro l'una, ogni due pezzi regalavano questo qua, della sempre Neutro Roberts, la mini taglia. Però
Per chi non mi conoscesse, benvenuti ai nuovi iscritti. Io do anche dei consigli per quello che possono essere per me utili su come usare al meglio questi regali. Questi regali qua, io quelli che non uso, quindi queste mini taglie, compro sotto Natale o comunque anche nei negozi quelli tipo Risparmio Casa o altri negozi che ci sono in genere di casalinghi, vendono a pochissimo, tipo 1 euro, 1,50 euro i cestoni. E la paglietta, quella che viene sempre magari 2 euro, 1 euro, la bustona, quella grossa. Non ci va tantissima paglietta all'interno perché serve per far volume. Io ci metto dentro questi, con il cestino faccio degli omaggi a dei regali, dei pensierini un attimino più corpulenti. Ne ho fatto anche un video con un'idea di come sono. Lo trovate tra i miei primissimi video, se non ricordo male, in esperienze e recensioni dovrebbe essere. Comunque, se andate all'inizio dei miei video, uno dei primi video è proprio quello su come prepariamo questi cesti io e mia mamma. Quindi questo qua mi è venuto assolutamente gratis, che andrà probabilmente come regalo. Poi capita anche alle volte che come regalo vi diano delle pochette. Io quindi faccio le composizioni all'interno delle pochette e regalo quello. Quindi questo gratis. Se usate, io il mio consiglio è, se usate il prodotto, approfittate. Poi un du Fresh and Clean, 1,69 euro. Non è la marca che io preferisco, perché io ho consigliato la Fria, che è un'ottima marca perché non è testata sugli animali. Prodotto italiano, comunque Fresh and Clean, prodotto italiano. Purtroppo non dice non testata sugli animali, purtroppo, però no alcol, no PEG e no siliconi. Materie prime selezionate. Va bene. Due di queste a scelta, non solo queste, tutta la linea, mi regalavano questo, che è un bagnetto Bimby. Questo bagnetto Bimby, non so se usarlo per i miei bimbi o magari finirà in beneficenza o dentro qualche cesto regalo. Adesso non lo so, perché i miei bimbi hanno una pelle un po' particolare. Usano principalmente Bottega Verde o Tesori. No, oh mamma, non me la ricordo mai. Aspettate che ci penso, non mi viene in mente. Comunque l'ho fatta vedere negli ultimi miei video di risparmio a casa, non mi viene mai in mente il nome, perché mi viene in mente Tesori d'Oriente, ma non è Tesori d'Oriente. Mannaggia la miseria, lì si è staccato pure il coso. Vabbè. Comunque, chi ha visto il mio video sa di cosa sto parlando. E quindi quella non lo so, vedremo. Poi cosa ho preso? Lì da Lilla Pua ho finito, giusto? 6 confezioni di detersivo per i panni, lo Chantecler, Fresh and Clean, Parodontax e la Nutri-Roberts. Ok, 41,73, però sarebbe venuto molto di più senza gli omaggi. Questo è quello che ho preso a Lillapois, che adesso sta diventando Caddy, e Caddy ha prezzi inferiori e ha molta più scelta di regali e regalini. Infatti non vedevo l'ora di avere un Caddy vicino, perché io ce l'ho lontanissimo. Parliamo di Risparmio Casa. Da Risparmio Casa sono entrata perché Rocco oggi, che è lunedì, no, martedì 11. Sì, perché ieri c'era il mercato, che era lunedì, martedì 11, sì, lo state pensando, non so neanche che giorno è. Ebbene sì, sono entrata per fare un giro, perché Rocco doveva fare il suo, doveva aspettare perché doveva fare la fisioterapia, sta facendo fisioterapia anche lui, e dovevamo aspettare 2 ore dopo che abbiamo portato Franci all'asilo. Quindi abbiamo pensato, visto che eravamo in zona, di andare da Risparmio Casa per fare un giro. Secondo voi io potevo uscire senza comprare niente? Però sono stata brava. Il secondo giro è stato un caso, ma vi spiego bene perché. Ho preso la carta nel primo scontrino, che è questo, che è codesto, carrellata dello scontrino. Che è questo, si vede, blu, non so se si vede, voilà.
Ho speso 17,90 euro e ho 872 punti. Allora, il risparmio a casa ha una fidelizzazione un po' scarsetta, nel senso che 1000 punti 1,50 euro. Con 3000 punti d'esse lunga avete 27 euro. C'è qualcosa che non quadra. Però diciamo che salendo di punteggio i soldi aumentano. Cioè nel senso che non è 2000 punti 2 euro, 3 euro. Mi sembra che è qualcosina in più per incentivare. La fidelizzazione migliore è quella di Tigotà che con, se non hanno cambiato, con 250 punti sono 5 euro, se non ricordo male. Se non ricordo male. Quindi fate 250 per 6, 5, 1000, 1500. Con 1500 avete 30 euro più o meno. E poi tra l'altro mi sembra che si abbassa, più aumenta la soglia di punteggio e più si cioè più aumentano i punti e meno è la soglia di punteggio. Non so se mi sono spiegata bene. Vabbè, ve lo spiego la prossima volta. Se no, già siamo a 16 minuti. Comunque, cosa ho preso? Questo che io stavo cercando perché il mio si è rotto. Un porta biancheria per quello che è i panni, quelli da lavare, e l'avevo visto su Amazon a 12 euro. Ho detto costo più ferraio magico che quello per 12 euro. Avevo intenzione di aspettare. Così girando ho visto questo, che tra l'altro io a casa tutta di quel colore lì che vedete, bianca, sedie bianche, il tavolo lo devo cambiare perché ormai se ne sta andando, e la cameretta è questo colore e azzurro, quindi è praticamente tutto tra l'azzurro, il blu e il verde, qualcosa di verde. Quindi questo qua che è azzurrino ci sta benissimo. Devo comprare i nuovi mobili dal bagno, però aspettiamo alla prossima volta, quando magari scendono anche di prezzo. Quindi questo invece di 12 euro, che in realtà sono sempre io col braccio, che in realtà da risparmio a casa venivano 5,90 euro, io l'ho pagato 3,90 euro. E quindi già capite che con 12 euro ce ne compravo 4 praticamente, se non 4 almeno 3. Poi ho preso questi in offerta, super offerta, 69 centesimi invece di 1,19 euro, se non ricordo male. Poi ho preso questo da 99 centesimi per i pacchi, che noi li usiamo magari per i resi di Amazon o per inviare qualche pacco. 99 centesimi è un ottimo prezzo. La carta igienica della Scottex, della Foxy, quella grossa, invece di 8 euro era in offerta a 5 euro. Ricordatevi la Foxy. Più questi 99 centesimi, risparmio casa ha la bellezza di avere tutta un'isola, uno spazio, una corsia doppia, a tutti i prodotti a 99 centesimi. E questi ne ho presi due, invece dello spazio di questi qua ne ho presi tre. Poi è questa che viene, questa qua gigante, viene 1,99 euro, che se non servirà per la scuola, perché non mi ricordo se serve per la scuola o meno, la useremo noi. E comunque se non serve per la scuola penso che ne andrò a prendere ancora. Adesso non era in offerta, magari aspetto che entri in offerta, così faccio scorta. Il secondo scontrino, che ho preso veramente due cose, eccolo qua. Ho speso 15,89 euro, giusto? Sì. Ho preso, non mi segue la mia logopedista, però se mai vedrai questo video sappi che l'abbiamo comprato. Ho preso, che non è questo, ho preso questo in offerta a 99 centesimi. E poi siamo andati a portare Mario dalla logopedista l'ultima volta e ha cacciato questo, che io non ci avevo mai giocato, ma è un gioco di logica e memoria bellissimo, purtroppo solo a due, dai 7 ai 99 anni, infatti Chicco non ci può giocare, ma Mario si è appassionato, e comunque un ottimo gioco per la memoria a breve termine, perché Mariolino col suo disturbo che ha la memoria a breve termine sfugge. Quindi penso che lo useremo a breve. No, veramente questo lo devo regalare per il suo compleanno, che tanto è tra poco. Però ci giocheremo. Perché ho fatto il secondo scontrino col felce azzurra, questo e tutto il resto come vi ho fatto vedere? Perché non me ne ero accorta prima e non so, non mi ricordo se l'ho pubblicizzato quando vi ho fatto vedere
il volantino di risparmio casa in cui ci sono prodotti, comprando determinati prodotti ve ne regalano altri, ma a me in questo momento non servivano. Io ho trovato questo, eccolo qua, non mi ricordo se ve l'ho segnalato o meno. Se non ve l'ho segnalato ve lo faccio vedere in questo momento, si vede, penso di, penso e spero di sì. Allora, non è valido solo per risparmio casa, ma anche per ipersop, acqua e sapone, caddi e non mi ricordo quali altri supermercati, però ce ne sono un po'. Se riesco vi metto qua l'immagine in cui ci sono anche i supermercati. Il concorso è valido dall'1 al 31. Non so se è già uscito perché non mi ricordo, perché io magari le volte li carico insieme. Il video, quello sul volantino di risparmio casa, se non è ancora uscito ve lo faccio vedere dopo. Ok, sì, se non è ancora uscito lo faccio vedere dopo. Allora, questo qua praticamente voi avete, o faccio vedere prima e poi vedete il volantino come vi pare. Voi praticamente dal 1 al 31 maggio scegli tu su una spesa minima di 15 euro, di cui almeno un prodotto sponsor, e i prodotti sponsor sono Ajax, Garnier, Chantecler, Lines, Fairy, Napisan, Felce Azzurra, Oral-B, Foxy e Sunsilk, quindi almeno uno di quelli, di cui tantissimi sono in offerta, vi danno un secondo scontrino che è... Sto guardando se c'è qualche codice... No, vabbè, teniamolo così, questo qua, vedete, c'è questo sotto. Questo qui, praticamente, semplicemente andando sul sito, con questo, c'è questa promozione, questa promozione che si può avere come regalo sicuro. Sono quattro le tipologie. Uno è piantare un albero, che penso che noi faremo quello. Due... sono dei corsi online di benessere, pilates, fasce elastiche, chi più ne ha più ne metta, online. Tre sono delle lezioni di cucina online, sempre tutto online. E l'ultimo sono dei film, riviste, un altro, su Rakuten TV, spero di averlo detto giusto, perché poi mi sgridate e dite che io dico male i nomi, spero di aver detto giusto, su Rakuten TV. E poi ci sono riviste e riviste online, quindi è un'ottima iniziativa. Ma la cosa più bella è che alla fine ci sarà un'estrazione in cui ci sarà l'estrazione di 5 buoni da 10.000 euro per rifare casa. Quindi io punterò al buono, penso che noi faremo, io punterò al buono e quindi penso che, non so se magari prenderò qualche corso, ma più che altro magari noi piantiamo un albero virtuale, sperando che lo piantino questo albero e che io ti la possibilità, speriamo che lo piantino e che mi facciano sapere, guarda, complimenti, hai piantato un albero, speriamo. Per la Peppina, 23 minuti 12 secondi e 13 secondi, basta, finisco. Il video finisce qui. Spero vi abbia fatto piacere vederlo, speriamo che questo tempo orrendo, perché sta piovendo ancora, finisca il prima possibile. Io vi mando un bacione, grazie mille ai nuovi iscritti e benvenuti, grazie mille a tutti quanti gli iscritti che già fanno parte del mio canale. Sto guardando che sembro penna bianca qua, ho i capelli grigi ovunque, prima o poi riuscirò ad andare alla parrucchiera, prima o poi lo dico sempre, ma poi non riesco mai ad andare, vabbè, io vi mando... Un bacione grandissimo, iscriviti così non perdi nessuno dei nostri video, condividi perché non puoi sapere a chi possono far piacere i nostri video, mettici tanti like e commenta se ti fa piacere, perché a me fa piacere leggere i commenti di quasi tutti, e fatemi sapere se riuscite a risparmiare con qualcuna delle nostre imprese, che a me fa molto 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 piacere. Piccolo appunto, nel caso in cui riusciate ad andare a mangiare fuori, vi consiglio l'applicazione The Fork per risparmiare sui ristoranti di zona o anche nella zona in cui andate a visitare quello che volete visitare voi. C'è un video mio recensione
e fatemi sapere se avete risparmiato. Io vi mando di nuovo un bacione e sembra di essere in autunno, speriamo bene. Ciao!